un ottimo risultato, così come comparato con quello che è avvenuto nel resto del paese. Oltre 200.000 ragazzi probabilmente, riteniamo, si affacceranno a questa opportunità, 206 milioni di euro di investimento perché possa crescere di un pochetto come dire, questo momento difficile che è l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro nella nostra terra. Garanzia Giovani si inserisce in un progetto che è comune all'assessorato all'istruzione e formazione e a quello del lavoro, e per quanto ci riguarda ci consente di potenziare alcune misure che sono educative al lavoro, quale l'apprendistato di primo livello, ma anche il potenziamento delle attività in obbligo scolastico della formazione professionale, così da ridurre dispersione e NET. E in più guardiamo con attenzione alla formazione per l'innovazione e per la ricerca, con una misura da 3 milioni e mezza destinata alle università, agli enti pubblici di ricerca. Insomma, un lavoro di sensibilizzazione culturale che, come è stato ricordato, parte dal potenziamento della scuola dell'infanzia e arriva alla costruzione degli ITS e al raccordo col mondo dell'università e della conoscenza avanzata.